Siamo qui al Frontone a Perugia con Luca Ravenna, prima del suo spettacolo che porta in tour in tutta Italia. Nome dello spettacolo 568. So che sei scaramantico e che non dirai il significato di questo nome fino alla fine del tour. Esattamente. Se posso, posso provare ad indovinare il senso? Certo, vai. Secondo me mi sono immaginato che si chiama così perché è il tuo CVC, il numero che hai dietro la carta di credito. No, non è quello. Non me lo dire, fammici sperare. Bellissima idea, non me l'ha mai detto nessuno, fa molto ridere. Io se facessi uno spettacolo probabilmente lo chiamerei come il mio CVC perché me lo scordo sempre e quindi potrebbe essere un pretesto per ricordarmelo. A parte questo, voglio chiederti non come va, ma... come pensi che andrà lo spettacolo, chiaramente? Questo non lo so, cioè spero bene, non posso che dire risponderti come un calciatore, cioè speriamo vada tutto bene, portiamo il risultato a casa, lo facciamo. Pensiamo alla prossima partita, ci siamo allenati bene. Finale, quindi no, non è collaudato però un po' questo spettacolo? Sì, ho voglia, sì, ho fatto 20 date nella parte, diciamo, la prima parte del tour che era al chiuso, in primavera, quindi questa è la prima data estiva. E speriamo vada bene, dai. Però comunque sai già abbastanza quando il pubblico riderà e quanto riderà. Sì, non combacia sempre, però... Sono diversi i pubblici? Sì, voglio. Si dice pubblici? Sì. Non ne ho idea, però il pubblico è diverso, sì. Sempre, di volta in volta. Sì, cioè, quindi, città per città cambia, sì. Quindi non sai come ipoteticamente andrà questa sera. Non sai mai cosa può far ridere di più in un posto e cosa può far ridere di meno in un posto. Questo no. Poi spero che comunque se la gente viene apposta, un minimo sia pro, non sia contro, quindi... A proposito, però se dovessi chiedere a te qual è brevemente lo sketch, il pezzo a cui tieni di più di tutto il tuo spettacolo, lo sapresti dire? Il più divertente? Spero l'ultimo, perché come il dolce al ristorante lasci con la bocca buona le persone, spero. Ce lo puoi raccontare magari anche in maniera svogliata, così non è uno spoiler, perché no. Se lo racconti in maniera svogliata non fa ridere, assolutamente, penso. Assolutamente no. E invece quello più brutto, il pezzo che fa meno ridere, è un pezzo che ho tagliato. Quindi non lo porterai? Non lo porterò. L'ho registrato, quindi vediamo che effetto fa in camera, perché un po' di preoccupazione comunque è una cosa che parla dei complottisti e del mio rapporto con il complottismo in generale. Però è carino, ma secondo me si poteva fare meglio. Ho capito. E senti, invece tu sei molto divertente, fai molto ridere, ma però cos'è che invece a te fa molto ridere? Ho visto un tuo pezzo in cui dicevi che ti facevano molto ridere le persone che vomitavano. Da morire. Quando una persona vomita, penso sia uno dei regali che c'è stato fatto nell'evoluzione umana. E fa troppo ridere che tu guardi una persona vomitare, ti fa ridere e dopo pochi secondi però inizi a vomitare pure tu. Per me la comicità sta su quel limite dello stare lì per vomitare ma riuscire a continuare a guardare una cosa. Comunque in generale vedere una persona, cioè comunque non c'è niente che farà più ridere una persona che fa una cosa maldestra in una situazione in cui non avrebbe dovuto farla. Comunque la comicità fisica fa sempre più ridere di quella parlata. Però insomma parlo, quindi insomma, ce la metto tutta per rendere quell'idea, diciamo. E invece le barzellette ti piacciono? No. Sai che neanche a me, mi sono molto comicità preconfezionata. No, mi urta quando una persona dice: oh, te ne racconto una bella. Oh, te ne racconto una bella. Sì, correggimela, te ne racconto una. Me l'hanno raccontata da poco, secondo me fa molto ridere. Vai. Però vediamo. Vai. Io ci provo. E me l'hanno raccontata nel mio dialetto, però io la faccio in milanese. No, falla in perugino se vuoi. Dici? Vai, sì. Io mi sono il cazzo tutt'oggi a impararla in milanese. Falla come vuoi, vai. Ci sono due mosche su un mucchietto di merda. E a un certo punto una delle due ne molla una scoreggia e l'altra gli fa: uè figa, stiamo mangiando. Che cazzata, farina. Questo sì, da 1 a 10? 8 e mezzo. E vai. Luca, in bocca al lupo. Sai come si dice scoreggia in milanese? Ce l'ho cercato su internet, non l'ho trovato. Bet. È così dice in perugino? Scoreggia. Sì. Più elegante in perugino. Sì, un pochino, oddio. Luca, davvero, grazie mille, in bocca al lupo per lo spettacolo. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao.